provinciale all'unanimità ha deliberato l'avvio dell'iter per l'indizione del referendum pro Lombardia. Ubauto e la guida senza patente, polizia di Domo arrestato in Valle Vigezzo un 26enne di nazionalità marocchina. Sul sito della provincia ha pubblicato il bando destinato a cambiare l'ex canottiere di Omegna, le buste saranno aperte il 14 giugno. Paglio Remiero, appello del PD di Omegna al sindaco Marchioni, Cavigioli, iniziativa priva di senso strategico. Entro fine maggio sarà concluso il cantiere della pista ciclabile ad Arona, collegherà la Darsena a Piazza del Popolo. La Paffoni perde ad Esio 78-76, decisiva gara 3 in calendario per domenica alle 18 al Palabattisti, tra qualificate Firenze e Milano. Ben ritrovati dalla redazione di Viceo Notizia, questa edizione del nostro telegiornale. In apertura il referendum pro Lombardia. La questione figurava oggi al primo punto dei lavori del Consiglio provinciale. Il parlamentino, presieduto da Stefano Costa, ha licenziato con voto unanime l'avvio dell'iter. Il Consiglio provinciale ha deliberato di avviare la procedura per l'indizione del referendum popolare per il distacco della provincia del VCO dalla regione Piemonte e per l'aggregazione alla regione Lombardia. L'ordine del giorno è stato approvato all'unanimità. Prendiamo atto di una richiesta che è costituzionalmente legittima e avviamo un procedimento che sarà comunque lungo, che vedrà altri organismi doversi esprimere, prima di tutto la Corte di Cassazione, e che vedrà poi sentire le regioni, le due regioni interessate, e dovrà culminare con una legge ordinaria e nel mezzo una consultazione. Quello che è evidente è che la consultazione popolare dovrà evidenziare tutti gli aspetti, dovrà essere il più trasparente possibile, ci saranno sicuramente dei comitati per il sì e per il no, quindi per l'annessione o meno, ma dovranno, secondo il nostro parere, quello che hanno espresso tutti i consiglieri, approfondire bene tutta la tematica. È stato inoltre deliberato di nominare il consigliere di minoranza Luigi Spadone, vicepresidente del Comitato per il VCO in Lombardia, come delegato effettivo affinché depositi la suddetta richiesta di referendum presso la cancelleria della Corte di Cassazione. Il delegato supplente sarà Walter Zanetta, presidente del Comitato. Un giorno importante per il Comitato, ma non solo per noi, è un giorno importante per il territorio dell'Urbano Cusio-Ossola e per i 5.228 cittadini che in prima battuta si sono recati presso i nostri Gazebe, presso i comuni, a sottoscrivere la richiesta di indizione del referendum, che ovviamente non sono solo quei 5.000 i cittadini interessati, ma sono molti di più, noi confidiamo la maggioranza della popolazione del territorio. Questo dimostra che la nostra iniziativa aveva un senso ed è un comune sentire sul territorio. Adesso andrete ad informare il territorio? Certo, come abbiamo anticipato in consiglio, ma in realtà già lo avevamo anticipato anche in precedenza, noi non solo abbiamo richiesto l'indizione del referendum e oggi siamo riusciti almeno a portare a casa questa prima parte, che è forse la parte più importante, perché adesso dovrebbe essere solo una questione burocratica con la Corte di Cassazione, perché i requisiti perché il referendum possa essere accolto ci sono tutti. Dovrà poi necessariamente seguire una informativa ai cittadini, perché i cittadini che vanno a votare sappiano per cosa votano, e questo è quello che noi definiamo anche il sale della democrazia. Ruba un'auto e la guida senza patente, marocchino arrestato dalla polizia in Valle Vigezzo. Era senza patente e senza permesso di soggiorno il 26enne marocchino arrestato dalla volante del commissariato di Domodossola ieri sera in Valle Vigezzo alla guida di un'auto rubata dopo un inseguimento. Tutto è cominciato con la denuncia del furto di un'utilitaria dal garage di un cittadino di Domodossola. Fortunatamente la vettura è dotata di GPS e i poliziotti sono riusciti a localizzarla a Santa Maria Maggiore. All'arrivo della pattuglia però il ladro non si è fermato. Gli uomini del commissario capo Paolo Maisto sono riusciti con un'abile manovra a bloccarlo. Dal controllo è emersa l'irregolarità del marocchino sul suolo nazionale. Il giovane non aveva nemmeno preso la patente. Dalla perquisizione personale è poi saltata fuori un'altra chiave, che però non si sa ancora a quale auto appartenga. Deve rispondere di ricettazione. Va avanti l'iter burocratico per la ristrutturazione dell'ex canottieri di Omegna. Il bando è stato pubblicato in questi giorni, mentre le buste saranno aperte il 14 giugno. È stato pubblicato nei giorni scorsi sul sito della provincia il bando per il project financing che finalmente cambierà il volto della ex canottiere Omegna. Un intervento da quasi 1 milione di euro per il recupero funzionale dei due edifici in abbandono da ormai diversi anni. Il primo edificio, costituito da una darsena ampliato in sopraelevazione, sarà trasformato in bar-ristorante.
Il secondo edificio, di proprietà dell'ASL, servirà per attività turistico-sportive come noleggio bicicletta e barche. La spiaggia invece sarà mantenuta ad uso pubblico ed è prevista anche la realizzazione di un pontile ed una piazza galleggiante utilizzando il materiale della tanto discussa piattaforma sul lago. La società proponente il progetto con i soci Aedes, Blue Tour e Riva Est Lab ha un diritto di prelazione e potrà pareggiare le offerte pervenute. L'apertura delle buste è fissata per il 14 di giugno. Per Omegna, le parole dell'assessore al turismo Mattia Corbetta, si tratta di un intervento davvero molto molto importante che ci auguriamo possa essere da stimolo per ulteriori investimenti da parte dei privati. Come amministrazione siamo aperti al dialogo con chiunque abbia serie intenzioni di avviare dei progetti nella nostra città. La trasformazione della ex Canottieri in un punto strategico ed unico crediamo possa essere uno straordinario volano. Allarme per la sanità locale, mancano medici al San Biagio. L'ospedale nuovo è ancora lontano dall'essere realizzato, ma i due presidi di Vermagna e Domodossolo sono sempre più in sofferenza. L'ultimo SOS arriva dai problemi di organico della struttura operativa complessa di ortopedia e traumatologia dell'ospedale San Biagio di Domodossola, dove uno dei medici in servizio andrà in pensione. L'addio mette in crisi l'attività perché il primario, il dottor Alberto Oderzo, rimarrà con un team di solo 5 medici, uno dei quali presta già la sua attività anche al Castelli di Verbagna. Un allarme che era già stato lanciato dalla stessa ASL alcuni mesi fa, quando in un comunicato ricordava come concorsi e mobilità per coprire posti vacanti fossero andati a vuoto. Tradotto, nessun medico vuole venire e restare nelle strutture ospedaliere di Domodossola e Verbagna. Non aiuta certamente l'estenuante discussione sulla sanità nel VCO. La diatriba sulla località dove andrebbe realizzato è aperta più che mai, ma è ovvio che i tempi di costruzione del nuovo ospedale sono lunghi e intanto le strutture di Dom Verbagna vanno in crisi. Dicevamo mesi fa che l'ASL aveva preso atto che alcuni concorsi e alcune mobilità erano andate deserte. La situazione non è migliorata. L'organico si riduce, di recente si sono dimessi due medici del DEA rientrati in Sicilia, uno Torino in partenza, e se n'è andato un ortopedico che poi è tornato nel VCO a fare lo specialista ambulatoriale. Il problema di fondo è che non si trovano medici anche perché la programmazione a livello nazionale è carente, perché chi arriva appena può torna a lavorare nella sua regione, senza contare la concorrenza del privato. Secondo alcuni esperti, un passo in avanti potrebbe essere fatto nel VCO con un accordo con un'università per i tirocinanti, come avviene per i grandi ospedali. E ora ritorniamo sul tema del trasloco da Pallanza a Omegna dello storico Palio Remiero. Oggi si registrano nuove prese di posizione, a cominciare da quella del PD omegnese. Palio Remiero Omegna, Marchioni ripensaci. Continua a soffiare, arriva fino al Lago d'Orta la bufera del Palio emigrato da Verbania. A prendere la parola è il PD di Omegna. Il segretario Cafigioli contesta la scelta. Innanzitutto parla di uno sgarbo nei confronti di Verbania con l'effetto di scavare solchi tra le persone e gli enti. E prosegue, ci sembra un'iniziativa estemporanea e priva di senso strategico. Terzo motivo, conclude Cafigioli, è che non ci sembra sia stata valutata a sufficienza la capacità di attrattiva dell'iniziativa a fronte di un costo, secondo le notizie trapelate, ma che secondo Cafigioli non sarebbero ancora confermate dai fatti, di 15.000 euro. A Verbania intanto il Movimento 5 Stelle sottolinea il fatto che siano stati destinati 50.000 euro alle frecce tricolori. Anziché togliere manifestazioni bisognerebbe aggiungerle, commenta il capogruppo Roberto Campana, ma si sa devono essere gradite al sindaco. Per quest'anno la frittata è fatta, l'amministrazione eviti il ridicolo con un improbabile palio taroccato de noi altri e faccia in modo che almeno per il prossimo anno il palio e gli eventi connessi tornino a Verbania. Sulla questione anche la consigliera Stefania Minore. Quali galeoni utilizzerà il sindaco se quelli del palio sono di proprietà di Piazza Vila? Minore definisce deliranti le parole di Marchionini, in cui afferma che il palio verrà comunque organizzato a Verbania senza l'associazione Piazza Vila. Fanno trapelare risentimenti che hanno il sapore di vendetta personale, atteggiamento che un primo cittadino non dovrebbe mai dimostrare, ma che purtroppo abbiamo già visto adottare con altre associazioni del territorio. Aggiunge Michael Immovilli di Forza Silvio, l'associazione ha sempre ben gestito le manifestazioni organizzate, non è vero che ha avuto contributi da 50.000 euro. Nuovamente ai domiciliari la donna che nelle settimane scorse si è resa protagonista di danneggiamenti ad alcune auto, sentiamo che cosa è successo.
Era ai domiciliari in una comunità ad Arizzano, la giovane donna albanese arrestata diverse volte per aver distrutto i parabrezza delle auto parcheggiate. L'ultima volta era successo poche settimane fa a Gravellona Toci, i militari della locale stazione l'avevano arrestata. L'altro giorno ha detto di voler andare in ospedale perché non si sentiva bene, ha fatto perdere le sue tracce. Sono partite così le ricerche che hanno riguardato anche zone impervie con i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della stazione di Premeno. Alla fine la donna è stata trovata intra mentre camminava per strada. Per lei sono scattate nuovamente le manette. Il giudice ha convalidato l'arresto e l'ha rimandata ai domiciliari nella stessa comunità. Non raccogliere funghi in zone potenzialmente inquinate come nelle aiuole della città o a bordo strada. L'appello arriva dall'ASL VCO. Non consumate funghi raccolti in prossimità di strade trafficate, zone industriali o a rischio come per esempio le discariche o le aiuole cittadine. L'appello arriva dall'ASL VCO attraverso il direttore Sian Paolo Ferrari e responsabile del centro micologico Dimitri Gioffi, un consiglio espresso già più volte nel corso di convegni, incontri e trasmissioni TV. L'appello è in via precauzionale perché i funghi nutrendosi per assorbimento rischiano di accumulare metalli pesanti. Nel corso dell'abituale attività di controllo sul territorio, un campione conosciuto di funghi raccolto in una aiuola di Verbania ha evidenziato valori di livello di cadmio superiori a quanto previsto dalla normativa, 0,12 mg al chilo rispetto a un massimo di 0,05 mg chilo. Sebbene non sia così consueta la raccolta in queste zone, è bene specificare che quei miceti possono essere pericolosi per la nostra salute. Niente funghi in città dunque, continuiamo a mettere in tavola quelli raccolti nei nostri boschi. È attivo tutto l'anno il centro micologico dell'ASL VCO per la consulenza sui funghi commestibili raccolti da privati e per la certificazione di quelli destinati al commercio, servizio che sul finire dell'estate in periodo di raccolta viene implementato. In fase di completamento la pista ciclabile 6 km sul lungolago di Arona. Il cantiere dovrebbe concludersi entro fine maggio. L'assessore Paolo Frizz al microfono di Franco Filippetto. Si stanno completando i lavori della pista ciclabile, siamo all'altezza dell'inizio di Corso Guglielmo Marconi, una pista che collegherà la darsena, diciamo, di Corso Europa fino a Piazza del Popolo. La pista ciclabile in realtà è all'interno di un progetto che va fino a Dormelletto e di un progetto ancora più complessivo, se non ricordo male, finanziato dalla Comunità Europea, che collega gran parte della sponda del lago. Per quel che ci riguarda, l'aspetto di rispetto dell'ambiente per noi è una delle priorità. Ricordo anche che tra breve avremo le colonnine per almeno una decina di posti di ricarica per le auto elettriche, perché questo è il futuro della mobilità, una mobilità sostenibile in città e sostenibile fuori dalle città, sono tendenze inarrestabili e quindi noi già da oggi le assecondiamo. Tornando alla pista ciclabile, il tratto che va dalla stazione ferroviaria fino a Piazza del Popolo, costo dell'opera? Il costo dell'opera è di alcune centinaia di migliaia di euro, ovviamente dopo il ribasso di gara, è un'opera integrata. Desidero sottolineare che mentre qui davanti constatiamo il fatto che sono stati tolti alcuni parcheggi, una decina, non ne verranno sacrificati altri oltre a questi, e che in Piazza Aldo Moro ne stiamo recuperando altri 40 bianchi, quindi gratuiti, su un terreno adiacente il piazzale di Aldo Moro, e quindi aumenteremo lì la capacità di parcheggio. Infine, è già in fase di progettazione preliminare, la sopraelevazione del parcheggio a sinistra della rampa, anche quello porterà oltre 40 posti in più rispetto a quelli attuali. Importante incontro domani a Domodossola, promosso dalla Fondazione Comunitaria del VCO in collaborazione con il Comune Domese. Alle 18 presso la Cappella Mellerio infatti verrà comunicato l'esito della richiesta formulata dall'amministrazione a Fondazione Cariplo tramite la Fondazione Comunitaria nel bando dei bandi emblematici, nell'ambito del bando emblematici provinciali 2017, per un contributo a finanziamento di un progetto pilota nell'ambito sociosanitario da realizzarsi nella residenza per anziani di via Romita. Nel corso dell'incontro, al quale saranno presenti il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi, la commissaria Caripro Francesca Zanetta e il presidente della Fondazione Comunitaria del VCO Maurizio De Paoli, saranno inoltre illustrati i nuovi 3 bandi 2018 relativi all'acquisto automezzi, all'assistenza sociale e all'educazione e formazione, per un totale di 350.000 euro.
Turista morso da un cane a Cannobbio. A livello locale sono un centinaio i casi di morsicature ogni anno. I cani sempre più in passeggiata e in vacanza con noi, anche in luoghi affollati. Ricordiamo le regole per la sicurezza degli animali e delle altre persone. Turista morso a una gamba da un cane, un pitbull a Cannobbio, è accaduto nei giorni scorsi, non una ferita grave ma che ha richiesto comunque l'intervento medico, due punti di sutura, l'antitetanica e una terapia antibiotica. Lo scorso anno in totale sono stati 106 gli episodi di questo tipo nel territorio dell'ASL VCO. Il numero dei casi è sostanzialmente stabile, solitamente si tratta di lesioni lievi. Ricordiamo che in Italia non vi è il rischio di contrarre la rabbia, riferisce il responsabile del servizio veterinario Germano Cassina. Ma attenzione, in questo centinaio di casi sono compresi morsi a persone e ad altri animali. Molti incidenti avvengono in ambito familiare, ma non mancano casi come quello riferito in luoghi pubblici. Ricordiamo che proprio nei luoghi pubblici la legge impone l'obbligo del guinzaglio, a questo si deve aggiungere la museruola, in particolare per gli animali di grossa taglia, se si viaggia sui mezzi pubblici. Un numero sempre maggiore di persone sceglie un amico a quattro zampe e decide di portarlo con sé in passeggiata o in vacanza, complici hotel, bar e ristoranti sempre più dog friendly. Basta buttare l'occhio ai lungolago, alle piazze, alle aree pedonali per rendersi conto come Fido sia sempre più presente, un vero e proprio membro della famiglia, anche in luoghi affollati. Da qui la necessità di prestare la massima attenzione alla sicurezza e al benessere del proprio cane e delle altre persone. Tra gli obblighi rimarchiamo anche quello di raccogliere le deiezioni, non solo per non incorrere in spiacevoli incidenti, ma anche perché contengono parassiti pericolosi. Tornando ai numeri del nostro servizio veterinario, segnaliamo un altro dato importante e positivo, è quello relativo al fenomeno del randagismo, che è in continua diminuzione. Sono 130 i cani attualmente ospitati nei tre canili provinciali. La gran parte degli esemplari vaganti e portati in canile sono cani scappati che vengono poi restituiti ai legittimi proprietari. Domani, venerdì 4 maggio alle 17.30 all'Hotel Corona a Domodossola sarà presentato il libro Emozioni e difficoltà di un ammalato di Parkinson, scritto da Alessandro Antonello, presidente dell'Associazione Parkinsoniani VCO Onlus. Il libro racconta delle difficoltà che quotidianamente devono affrontare le persone affette dal Parkinson, ma offre anche consigli e buone pratiche utili a superare tali ostacoli. Il messaggio è positivo e incoraggiante, non solo per gli ammalati, ma per tutte le persone che vivono vicino a loro per trovare spunti di riflessione e migliorare la vita di ogni giorno. Nei giorni scorsi l'AUSER, Associazione di Volontariato e Promozione Sociale, al fianco degli anziani, ha inaugurato un nuovo pulmino per il trasporto delle persone disabili del Cusio. A rendere possibile il progetto è stata PMG Italia Spa, società di Bolzano, nata con l'obiettivo di orientare le risorse del pubblico e del privato per garantire una migliore mobilità ai soggetti più deboli della comunità. Per noi c'era Vincenzo Amato. Un nuovo veicolo per l'AUSER del Cusio è stato donato grazie alla sponsorizzazione, possiamo chiamarla anche così, di tantissime aziende del nostro territorio. Giorgio Martinoli, per voi è importante avere un veicolo come questo per le attività che fate a favore degli anziani? Ah, sicuramente, perché ci sono molti anziani che non possono o si muovono in carrozzella oppure sono handicappati. Questo mezzo qua è fatto apposta per loro. Sempre in convenzione con i CIS, come gli anni scorsi del passato, sono ormai 18 anni che il filo d'argento funziona qui in città. In questi 18 anni, se non ho capito male, quante attività avete fatto, quanti veicoli avete utilizzato e quanti siete volontari? Ma volontari non siamo moltissimi, siamo sui 25 volontari per tutta l'attività dell'AUSER, perché AUSER insieme e AUSER volontariato. Come mezzi abbiamo, adesso siamo arrivati a 3 pulmini per il trasporto di disabili e 4 veicoli di proprietà per trasporti normali. Il cuore, diciamo, dei cusiani ancora una volta batte forte per la solidarietà. Sì, io devo ringraziare assolutamente tutti gli enti che hanno, gli enti, le ditte, i commercianti che hanno voluto crederci in questo nostro progetto, li ringrazio fortemente. In apertura di pagina sportiva il basket, imprevista sconfitta per la Paffoni che ha ceduto ad Esio ieri sera per 78-76, decisiva sarà gara 3 domenica alle 18 al Palabattisti.
non riesce a chiudere i conti in gara 2 la Paffoni. Servirà la bella in calendario domenica alle 18 al Pala Battisti per stabilire chi tra Omegna e Desio raggiungerà la semifinale. Ieri sera in Brianza, occasione persa per i rossoverdi, autori di un primo quarto perfetto chiuso avanti di 13, 29 a 16, con una delle migliori pallacanestro della stagione. Poi, complice la serata fantascientifica dell'ex Daniel Perez, autore di 33 punti, l'Aurora è rientrata con le iniziative della sua guardia e con le triple di Fumagalli e Brown. Margine azzerato o quasi in 5 minuti. È partita in bilico con la squadra di Ghizzinardi avanti di 3, 41 a 44 all'intervallo lungo. Nel secondo tempo, grande equilibrio ed intensità con le due squadre a rispondersi colpo su colpo. Ospiti ancora avanti di 5 al trentesimo, ma nell'ultimo quarto una prolungata amnesia ha prodotto un 11 a 0 di parziale che ha consentito ai padroni di casa di mettere il naso avanti. Finale palpitante, più 7 Desio a 50 secondi dalla fine, ultimo disperato tentativo di rimonta per la Paffoni, capace di arrivare a meno 3 con Bruni in lunetta a 4 secondi dalla fine. Il play guardia ha messo il primo e sbagliato appositamente il secondo. Sulla lotta a rimbalzo, palla a Fratto che dall'arco ci ha provato senza fortuna con il tiro della vittoria. Ultimo spunto di cronaca con i commenti da parte della società a fine partita. In due partite ci sono stati fischiati contro 3 tecnici e 2 antisportivi. Noi non abbiamo mai alzato la voce, si legge nel comunicato stampa, rispettando sempre la componente arbitrale, ma se stare in silenzio significa non essere rispettati, forse è il caso di alzarla la voce. Siamo al tennis, magic moment per il tennis Verbania, ad un passo dalla qualificazione ai playoff nella Serie C. Il tennis Verbania ancora sugli scudi. Dopo le due vittorie conquistate nelle prime due giornate del campionato di Serie C, i ragazzi di Lauristona sono riusciti a fermare sul pareggio 3-3 i fortissimi portacolori del circolo tennis Ronchi Verdi di Torino, veri favoriti per la lotta alla promozione. I ragazzi verbanesi hanno messo in campo talento, garra e sagacia tattica, riuscendo in quello che è una vera e propria impresa sportiva. Il match è partito subito nel verso giusto, merito dei due singolaristi Federico Negrello e Jacopo Sada, capaci di mandare al tappeto i rispettivi avversari. Compito più semplice per Negrello, che sui campi in terra rossa di Trobaso si esalta come nessuno, mentre Sada ha dovuto dare fondo a tutte le sue energie psicofisiche per imporsi 7-6 al tie break del terzo set, dopo una battaglia di quasi 3 ore. I torinesi hanno risposto negli altri due singolari, niente da fare per Lauristona e Giorgio De Rossi, opposti ai migliori interpreti del Ronchi Verdi. Nel primo, doppio disco rosso per Sada e De Rossi, che nulla hanno potuto contro i forti avversari. Il punto del definitivo, meritato e preziosissimo 3-3 è arrivato grazie a Galli e Clavico, che sono davvero una sicurezza. Domenica alle 9, ultimo appuntamento Novara contro il Piazzano, dove basterà un pareggio per passare ai playoff regionali. Sarà comunque durissima perché i novaresi hanno bisogno di una vittoria per essere ammessi loro ai playoff, per cui venderanno carissima la pelle. E prima dei saluti apriamo una finestra sul mondo del CSI, il punto sul volley con Gianluca Trentini. Il volley CSI della settimana parte dalla situazione del campionato open femminile novarese, perché domenica sarà la giornata delle finalissime che si disputeranno nello straordinario scenario del Centro Sportivo Novarello. La casa del Novara Calcio nella palestra interna vedrà alle 16 la finale per il titolo interprovinciale tra la Auxilium Villa di coach Giovanni Prestigiacomo e CSI Baveno di coach Stefano Cazzini. Una gara che è difficile da pronosticare tra le due formazioni che hanno dominato la stagione e che ovviamente giocheranno anche le fasi regionali. Venendo al comitato VCO, sono terminati i campionati primaverili con la Under 13 vinta da Pallavolo Piedimulera, la Under 14 da Pallavolo Omegna ed il torneo Allieve da Area Libera, che nello scontro diretto decisivo nell'ultima giornata ha battuto Volley Vigezzo per 3-1. Passando agli altri campionati, detto che nell'Open Misto Volley Ma Non Posso ha vinto campionato titolo provinciale e giocherà i regionali con Alziora e Fisio, sono definiti i playoff del torneo Top Junior. Nel girone A sono prima e seconda 2008 Domodossola e Rosmini Domodossola, mentre nel girone B Area Libera Top e Piedimulera. Ora fase finale con le semifinali incrociate. Questa sera alle 20 al Pala Raccani c'è 2008 Domodossola contro Piedimulera. Venerdì a Invorio alle 20.45 si gioca Area Libera Top contro Rosmini. Le due vincenti si qualificano per le fasi regionali e giocheranno la finalissima per il titolo provinciale mercoledì 9 maggio alle 21 al Pala Manzini di Verbania. Domenica 6 maggio torna anche il circuito mini volley con la terz'ultima uscita, organizza la AS Distresiana, con i campi disegnati nell'area Sporting Club di Gignese.
E per il momento è tutto, vi ricordo il nostro sito internet www.tuttonotizie.info. Grazie per averci seguiti e buon proseguimento con le nostre trasmissioni.